In questo video c'è tutta l'involuzione della musica italiana degli ultimi 20 anni. Ero a fare aperitivo ieri e malauguratamente nel locale c'era Radio Italia TV. Dopo 40 minuti di agonia, ecco che parte questo video, solo un piccolo accenno per questione di copyright. Ti ricordi i giorni chiari dell'estate, quando parlavamo fra le passeggiate? Ora devo essere sincero, sono molto prevenuto su Alessandro Amoroso, preferirei veramente farmi volontario per una circoncisione in Piazza San Pietro piuttosto che ascoltare una sua canzone. Però cerchiamo di sospendere il giudizio e ascoltiamo questa collaborazione con Federico Zampaglione. Beh, la voce è invecchiata, ovviamente, sono passati 20 anni, ma non è quello che mi sconcerta, è tutto il resto. È come riuscire a togliere ogni tipo di personalità da una bella canzone. Stammi più vicino, ora che ho paura. È difficile non essere nostalgici. 20 anni fa erano i Romancino, che proponevano una sorta di pop alternativo, degni rappresentanti di una scena italiana prima che venisse fuori l'orribile termine di indie. Erano gli anni della nascente MTV, eccetera eccetera. Due destini è un bel pezzo, la bella melodia e le parole rimangono, però è la struttura, è la canzone, è la base che aveva un suo perché. Da una ballad semplice entra la batteria e il pezzo diventa quasi ballabile o comunque interessante. E lo stesso succede nel ritornello. Perché siamo due destini che si uniscono. Ecco, la versione 2018 perde ogni tipo di arrangiamento, perde ogni tipo di groove, diventa un semplice pop banale tipico del 2018. Ecco, in questo c'è tutto un senso di un percorso involutivo della musica italiana negli ultimi 20 anni. Zampaglione, che non è più il leader dei Romancino ma è diventato Romancino, avrebbe anche una sua carriera dignitosa, pur avendo perso ogni tipo di velleità elettroniche o un po' particolari. Comunque ha il suo perché e sinceramente non capisco il senso di questa operazione. In più ci mettiamo anche un video che è il classico esempio di una fiction di quart'ordine con un attore che va un po' così in voga di questi tempi in un ruolo che non ha assolutamente senso, ed ecco che la tragedia è completa e l'involuzione della musica italiana sembra non aver limite al peggio. Scusate lo sfogo, torno ad ascoltare un po' di musica buona.